Molto delicato che sta catalizzando l'attenzione di tutti noi cittadini, sia di questa città che come anche di altre località in questo territorio. Per prima cosa volevo giustificare l'assenza di Maria Rosa Perritto, che attualmente è impegnata presso il Consiglio Comunale, che stranamente si tiene proprio oggi. E comunque aveva assoluto piacere di partecipare, anche se non presente, ma con lo spirito. Questa iniziativa questa sera si concentra anche su una specifica iniziativa, appunto, è quella della raccolta delle firme. Avete già visto fuori che abbiamo iniziato questa operazione. La raccolta delle firme per poi portare un documento di invito, di sfida, che avete già letto e che sottolinea tutte quelle che sono le nostre, anzi una parte di quelle che sono le nostre osservazioni che riguardano questo tema. Questo non vuole che essere l'inizio di un dibattito che porteremo avanti insieme a voi, signori, durante i tempi a venire, perché sarà sicuramente una battaglia molto lunga. Più che una battaglia, sarà un confronto molto, molto lungo, e dal quale noi non ci tireremo indietro. Ed è per questo motivo che abbiamo bisogno della vostra partecipazione, senza frontiere. Per fare questo in modo più adeguato, abbiamo ritenuto opportuno anche chiedere la collaborazione di interventi esterni, perché molti degli argomenti che andremo a trattare vanno anche al di là delle nostre specifiche competenze, per cui con un gesto di umiltà assolutamente necessario abbiamo invitato persone con esperienza, tecnici, e che logicamente condividono questa nostra posizione, perché, che sia chiaro, amici, noi siamo contrari alla costruzione di questo impianto, per cui la nostra non è una posizione equilibrata da questo punto di vista, non è però una posizione a priori, perché tutto quello che noi diremo è frutto di osservazione, di studio, di ricerca e di documentazione, di dati, appunto. E tutto questo per cercare di riportare l'uomo alla sua centralità. È logico che uno degli aspetti all'interno di queste tre S, di questo grande triangolo, è appunto la svalutazione dei beni, quindi la difesa del patrimonio, ma è anche un patrimonio, quello del paesaggio, quello primo tra tutti della salute e dei diritti. Ed è per questo motivo che riteniamo che questi siano beni che vanno ben al di là del mero interesse economico. Per evitare poi di andare oltre, io direi che è opportuno dare spazio già al primo intervento, che riguarda Serafino Angelini. Magari alcuni di voi già lo conoscono, perché ha svolto più di una serata informativa in merito alle problematiche tecniche dell'impianto. Lascio a lui la parola e vi auguro buon ascolto. Alla fine degli interventi, che saranno quattro, ci sarà un dibattito aperto, libero, nel quale io spero che tutti quanti, in modo tranquillo, ricordate che siamo in una sala parrocchiale, per cui per rispetto anche del luogo cercate di contenere le comprensibili animosità, perché anche noi le abbiamo dentro, ma dobbiamo portare rispetto in questo ambito. Buona serata.